Bentornati ragazzi, oggi abbiamo qua Minisca e Miniminisca. Ciao. Ciao! Si volevano sfidare. Vabbè dai, partiamo con questo mini sboosting sfida. Ok, allora chi è che parte? Io. Parte Seba, va bene dai. Fate metà per uno. Allora. Salute. Io prendo questa metà mentre Axel prende questa metà. Stiamo facendo fuori praticamente mezzo box. Allora, okay. Parte Seba. Parto io. Apriamo la prima busta. E ti direi, per far vedere bene quello che sbustiamo, tesoro, no, mettile pure, allora, qua giù, una alla volta. Okay. Ok. Così vediamo bene cosa viene sbustato. E vediamo un po' se dobbiamo anche esultare. Sì. Speriamo di esultare. Vediamo se c'è la super sbrillosa, ultra, una, mega gnoccolosa. Una carta dello starter deck. Ok, ci piace. È un buon inizio. Poi quello che va, metti tutto di qua. Ok, è la tua volta. Io magari fatti aiutare da tuo fratello per aprire la busta. Ti aiuto, ok. Ad aprire io la volevo busta. Prendere la penultima del mazzetto. Vabbè, tanto una vale l'altra, dai. Esatto. Perché dai. La mia preferita si è disegnata. Allora lasciala per ultima, no? Esatto. Se è la tua preferita. Allora mi raccomando, anche tu. Un attimo. Vedere bene. Ok, va bene. Allora facciamo vedere bene, Axel. Facciamo. Dai, Axel, qua. Su. Mettile qua. Bravo. Ok, perfetto, così va benissimo, bravissimo Max. Ok, vediamo se ci sarà da urlare per Axel. Mi raccomando, se arriva la bomba voglio l'urlo quello bello, Anche vabbè. Una carta dello lui ha trovato Goku Ultra Istinto, basta. Lui è già contento così. Ok, lui gliele metti di qua. Okay. Direi, fai anche tu come lui, che le teneva tra l'altro coperte, così sì. Non si vede quello che sta per arrivare. Ok, va bene. Benissimo così, Axel, bravo. Complimenti. Ho spostato la carta che volevo io. Vedi? Quanto sono fortunato. Tac. No, su questa, quella centrale. Ok. Abbiamo le giovani promesse del canale YouTube. Un po' io vado in pensione e loro vanno avanti a portare avanti la baracca. Vero? Mm-hmm. Siete pronti a fare i negozisti? Sì. Esatto. Una bella R e un'altra carta dello starter deck. Bah, state sbustando starter deck a manetta qua. Vorrei trovare. Vediamo se ce la fa da solo. Qua c'era il taglietto. Ma è meglio che ti fai aiutare, amore. Sì, perché sono molto dure. Anch'io faccio fatica, se devo essere sincero. Una mano? No. Attivo. Ah, il famoso colpo del dito segreto. Esatto. Che manco acuto, Sì. Una cosa, io ho trovato tre carte che volevo. Vedi? Queste sono le cose buone. Quanto è bravo! Dai, vai. Fai vedere bene così. Tac, bravissimo. Oh, bravi tutte e due. Abbiamo due professionisti oramai. Sì. Chi può dire se arriverà anche in questo caso la bomba? Arriverà, sì, di sicuro. Sei. E una bellissima SPR. Attenzione signori, questa merita di essere ripresa da vicino. Complimenti per questa SPR. Bella bomba, Axel, bravo. E questa la lasciamo qua perché questa va ai punti, Qui Axel è entrato nettamente in vantaggio. Seba, ti ricordo che è una sfida questa, Va bene, va bene. Accetto la sua sfida. Accetta la sfida, no, quello lì è un altro gioco. Eh beh,
uscirà, non uscirà, ho messo ha uscito. Chissà se uscirà una carta molto grande del mio. Attenzione, attenzione. Siamo praticamente, ragazzi, al giro di boa, giusto? Questa una è la terza bustina. Una carta dello starter deck. Il leader? Sì. Attenzione, che tra l'altro è un leader che mi pare che a te piaccia poco poco, eh? E qualcuno qua... È molto bella anche l'altra. Qualcuno qua, da quando si giocava praticamente il formato inglese, era uno di quei giocatori che veniva odiato perché giocava Cell, vero? Chi ha in vantaggio adesso? Per adesso il vantaggio è ancora tuo, amore. Se vengono un altro sono ancora di più in vantaggio. Gira questa voce, sì. Di solito funziona così. Cioè, se uno che è in vantaggio va ancora più in vantaggio, mantiene il vantaggio, sì. Ma una domanda, se io sbusto la secret vado in vantaggio? E se tu sbusti la secret lo superi. Aspetta che mettiamo queste qua, così almeno poi... E dopo facciamo vedere. Allora, con la lira, la roba che... Pac! E da parte abbiamo tenuto per ora la SPR adesso di Axel, che sta segnando il suo vantaggio strategico. E ho la Peppa! E signori, una bella SR. E signori, Axel porta a casa anche una SR. Attenzione. Sono in vantaggio ancora molto. Attenzione. Più. Axel mantiene il vantaggio. Seba, ti devi impegnare. Va bene. Seba, ti devi impegnare qua, eh. Mi sa che ho scelto il mazzetto che ci sono soltanto sì. Soltanto le carte, quelle che mi servono per essere in vantaggio. Ecco. Secondo me. Per parte dal presupposto che non hai scelto tu il mazzetto, ma l'hai scelto tuo fratello. Esatto. E partiamo. Una bella R e un'altra carta dello starter deck. Amore, tu stai praticamente finendo gli starter deck. Sempre okay. Meglio, eh. Sempre meglio di niente. Sono sempre ancora in vantaggio io. Vabbè. Se sei in vantaggio io non ci posso fare nulla. Ma ho una. Se riesco magari a tirare fuori qualche... Magari la secret. Lì ci sarebbe il ribaltone. Attenzione. Esatto. Attenzione, Inzaghi, scatta sulla fascia. Però io non sarei ancora in vantaggio dopo. Se la sbusti. E abbiamo un Vegeta, un'altra SR. Attenzione, c'è Axel che praticamente sta sbustando SR a gogo. Va bene. Seba, qua per recuperare veramente ti serve la secret, eh? Va bene. Goku ultra istinto, evoca Vegeta. Io credo in me. Spazio e tira. Vabbè. Ok. Quella carta ce l'ho anch'io. Sì. Allora, una bella R, un'altra carta dello starter deck. Attenzione, ragazzi, cioè, allora, uno sta facendo la collezione dell'SR, l'altro la collezione delle carte dello starter. Vabbè. Che dire, ragazzi? Che dire? Se non adesso io direi che a questo punto, allora, per fare suspense, allora, ok? Aspetta un attimo. Apre tutte e due le sue buste, Axel. Ok. E tu con l'ultima devi tentare il tutto per tutto. Ok, va bene. E già qui secondo me ci vuole la secret come minimo. Ho visto qualcosa molto. Sì. Ho visto anch'io cos'è. Ho già intuito cos'è. Addirittura. Sì, secondo me lui adesso sbusta la secret. Esagerato. Sto per sbustare una secret. Così. E non era una secret, però era una SR. Un'altra SR, signori. Oh, dai, apri anche questa. Cioè, allora ragazzi, per adesso questo è uscito dalle 5 buste su 6 aperte finora da Axel. Eccoti. Adesso arriva. Nel frattempo, Seba da 5 buste ha tirato fuori tutte le carte dello starter. Possibili, immaginabili. Io ho visto qualcosa molto luccicoso. Sarà una secret? Molto luccicoso? Ma chi lo sa?
Forse ho visto un po' di dorato scintillante. Sarà un Saiyan di terzo livello, che ne so. Ho paura di Goku il destinto! L'ho tirato fuori! Signori, spettacolo! Cioè, allora, io vorrei far notare Axel su 6 buste, 1, 2, 3, 4 secret e una SPR. Ragazzi, ultima busta per Seba per poter recuperare. Farei notare che le divise tu le buste. Lo so. In questo momento si sta mangiando. No, non Seba. Le sto mangiando le mani. Sono ultra contento di aver trovato le carte che ti servivano. No, le carte dello starter non perché mi servivano, ma perché le artwork mi piacciono tantissimo. Poi adesso se sbusti la secret ribalti tutto. Una bella R e una carta dello starter. Incredibile, ragazzi. Incredibile. Questa sfida l'ha portata a casa Axel. Quindi datevi la mano, ragazzi. Alla fine di ogni sfida ci si dà sempre la mano. Che si abbia vinto o perso, comunque sia, ci si dà la mano sempre. Speriamo che anche voi da casa vi siate fatti 2 minuti di risate, 5 minuti di relax. Noi vi salutiamo con un abbraccio grosso grosso. Fate vedere l'abbraccio grosso grosso, ragazzi. Belli col sorrisone. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.